Oltre 40 aziende agroalimentari del territorio in esposizione, 20 tra convegni, interviste, talk con degustazione, 10 show cooking, 5 laboratori per bambini e altro ancora. Sono stati questi i numeri della prima edizione del Food Expo Versilia, andata in scena al Centro Congressi Principino dal 22 aprile. Una vetrina di eccellenza dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali, rivolta a tutti, dalle famiglie al pubblico appassionato, dai professionisti di terra e di bordo agli operatori del settore ricettivo, con l'obiettivo di far conoscere le eccellenze del territorio e quindi stimolare un'offerta enogastronomica distintiva e di qualità. L'evento è stato organizzato da Slow Food Toscana in collaborazione con il Comune di Viareggio e il patrocinio di numerose realtà, tra cui il Parco delle Alpi Apuane, quello di San Rossore Migliarino Massaciuccoli e la Regione Toscana. Testimonial della giornata inaugurale è stato l'attore Luca Calvani, che proprio in Versilia ha deciso di vivere ed aprire un'attività. Per quanto mi riguarda, io mi sono innamorato di questo luogo a Ponte Mazzoli, dove vivo, dove faccio ospitalità, dove racconto le nostre eccellenze alle persone che vengono a trovarci. È bello perché grazie anche alla visibilità che ci ha dato la stampa internazionale veramente abbiamo l'opportunità di far conoscere questo piccolo angoletto di Toscana che non è diciamo conosciuto come il Chianti oppure come la Maremma. Lo raccontiamo e c'è una incredibile diversità dei prodotti. Qui infatti è più interessante anche conoscere i vini, il miele.